alza quel volume che siamo già tornati. Mi ritorni in mente show, oh, oh. Le telefonate, personaggi strani, poi gli spettatori ne facciamo due o tre. Ed il piemontese falso ma cortese, che ci piace tanto tanto e non ci annoia se tu stai sull'8-7. Stasera resta qua, canale 87 su RBE TV. Evviva! Con che veemenza è stata buttata a terra questa ragazza. Poverina, poverina. Buonasera. 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 Mamma mia. Che? Che male. Ma che sei giovane, ho detto fallo tu questo perché sei giovane. Ho capito, tu non lo potevi proprio fare. No, io no. Evidentemente anch'io mi ho preso male la sciatica già subito qua così. Mamma. Lo poteva fare lui al massimo. Evviva! Eccoci! Buonasera, benvenuti all'11ª puntata del Mi Ritorni in Mente Show. Sul canale 87 di RBE TV, ma è anche una radio, in streaming invece sul sito www.rbe.it e poi tutte le puntate disponibili ovviamente sul canale YouTube di RBE. Bene, siamo carichi? Siamo carichi, siamo pronti a iniziare, carichi, noi sì. Vogliamo iniziare fortissimo. Giusto. Come? Con i messaggi che ci inviano i nostri ascoltatori, sì. No? Sì, 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 ci sì, seguono in tanti e ci vogliono dare i consigli per migliorare la trasmissione. Certo, non soltanto dei complimenti, degli apprezzamenti, ma proprio qualcosa finalizzato a migliorarci, perché il pubblico è molto attento, ormai ci ama tantissimo. Ci amano tanto, ci amano, vero, e tanto che anche vero. I particolari vogliono migliorare, sì, no? Sì. E noi li accettiamo. Sì, che poi ci sono particolari proprio da migliorare. Poche cose, sì, poche, esatto. Poche. E allora dalla regia vediamo un po' se sono arrivati i messaggini selezionati, quelli più belli ovviamente, li sentiamo col nostro sintetizzatore vocale. Ascoltiamo. Vi ho visti diverse volte. Tutto sommato non siete male, anche se io vi disporrei un po' meglio in campo. Il biondo sulla fascia destra è sempre un po' solo e quello magro è un po' troppo libero di muoversi in campo. E poi due punte all'attacco sono troppe. Provate con uno schema ad albero di Natale, un bel 4-3-2-1. Forza, che ce la fate. Prima o poi una partita la vincete. Vabbè, il 4-3-2-1. Comunque, un fondo di verità c'è. Sì. Quella roba del biondo. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Prossimo andiamo messaggio. Avanti. Vabbè, andiamo avanti. Dai, questo forse sarà sbagliato, non ha ben capito. Dai. Siete davvero forti! Vi seguiamo sempre! Ci fate ridere un sacco! A presentare siete fantastici! Un vero spasso! E poi le due veline sono davvero belle! Due modelle che sanno pure ballare! Complimenti per la trasmissione! Nessun consiglio da darvi! Striscia la notizia! Resterà per sempre la migliore trasmissione! Migliore di sempre! È la concorrenza. Vabbè, se io si considera che faccio per due veline, no. No. Due veline sono lui e l'altro, vabbè. Ah già, è vero. Vabbè, parliamo bene. Sai. Andiamo un altro messaggio. Andiamo, selezioniamoli meglio però un attimino. Dai, il terzo messaggio, me lo sento che questo è quello giusto, dai. Uno spettacolo strepitoso. Davvero comico. Si sono divertiti tutti un sacco quando lui è uscito dalla torta tutto nudo come mamma l'ha fatto. Un addio al nubilato fantastico, indimenticabile. Magari però la prossima volta nella torta metteteci un po' meno rachitico. Insomma, uno un pochino più palestrato. No, voilà. Insomma, un po' più palestrato. Va bene ridere, però l'occhio vuole anche la sua parte. Insomma, cosa ci devi raccontare? È che pagano poco qui, io qualcosa devo fare per portarmela avanti, Marta? Ma devi rovinare i nubilati alla gente, dico io. Però ho fatto ridere. Sì.
Mamma mia, cioè ti passa la voglia di sposarti. Vabbè, che è? Era una delle pose con... la posa statuaria. La posa. Vabbè, lasciamo stare. Allora, grazie regia per sempre l'ottima selezione dei messaggi che fate. E comunque, l'importante è che la gente parli di noi, il pubblico ci segue, dice la sua. In un certo senso c'è partecipazione. C'è partecipazione. Senti, però, per cercare di tirarci su di morale, io direi di farci subito un bel gioco con tutto il nostro pubblico qua. Un bel gioco. Cominciamo così. Sì, con un gioco. Cominciamo di brutto. Un gioco musicale. Io lo faccio. Come? Sto scherzando. Buonasera a tutti. Evviva. Dunque, buonasera, benvenuti e benvenuti al pubblico del Moscerino che ci segue da casa, naturalmente. Allora, signore e signori, perché qui la prima volta, questo è il vostro momento. Questo è il gioco musicale. Allora, questa sera abbiamo una canzone che ripercorre quello che capirete essere poi il tema della serata, d'accordo? Una canzone abbastanza, direi famosa, da indovinare. Il vostro compito è naturalmente indovinarla, ok? Mettiamo strumento per strumento, uno alla volta, uno sopra l'altro. Se a un certo punto qualcuno la sa, alza la mano, la dice. Tra l'altro abbiamo anche ausili, esatto, che vi porgo gentilmente. Siete pronti? Siete pronti? Sei cagato il caghetta. Va bene, andiamo. Allora, cominciamo con le percussioni. Me la devo canticchiare in testa, sennò me la dimentico. Siamo un po' distanti, vabbè, ma insomma uno inizia a prenderci il vibe, capito? Iniziamo con calma, mettiamo il basso. Qualcosa che ci assomiglia al basso, però teniamo una linea più o meno sotto. Abbiamo capito che più o meno un giro l'avrete sentito, no? Ok? Ci mettiamo la chitarra, che purtroppo non aggiunge tante informazioni stasera, ma ce la mettiamo lo stesso. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine della nostra costruzione. Piccolo indizio, ha a che fare con il ghiaccio ed è una roba che probabilmente avete sentito insieme ai vostri figli, perché fa una roba del genere. I Let It Go. Certo, diamine. Grazie. Molto bene, molto bene. È proprio lei. Signora, la colonna sonora di Frozen. Dico, certo. Cosa posso fare? Non siamo in una domenicale delle quattro. Intanto abbiamo fatto la storia. Comunque. Difficile, un po' difficilotta. Molto difficile. Però il nostro pubblico ce l'ha fatta, ecco. Adesso invece, che dire? È il momento del nostro super ospite, il grandissimo super ospite di questa sera, che ci racconterà una storia davvero particolare. Capirete anche perché c'era Frozen, no, nel gioco musicale, quindi andiamo a trasportarci in una pista di pattinaggio su ghiaccio bellissima, perché abbiamo con noi il campione italiano in carica di pattinaggio artistico su ghiaccio nella categoria adulti silver 4, Giorgio Salvai. Giorgio! Eccolo! Vieni, prego. Giorgio, siamo felici di averti qua con noi. Noi ci siamo conosciuti in un bar, abbiamo parlato per un'ora e mezza di tutta la tua storia. Troppo parlato. No, troppo. È stato bello e adesso vogliamo raccontarla qui, un po' più in breve, chiaramente. E quindi da cosa partiamo, Marta? Innanzitutto, abbiamo detto che sei campione italiano in carica di pattinaggio artistico categoria adulti silver 4. Non sappiamo che cosa significa. Allora, vuol dire la categoria negli anni dove io sono introdotto, sia 59,
69 anni. Ok. Io sono a 64. E quello è... Poi in quell'occasione io non me ne sono reso conto, ma la mia allenatrice che mi accompagna ovunque, sono riuscito anche ad ottenere un punteggio buono rispetto ad altri molto più giovani di me, ma io non me ne sono reso conto. È lei che me l'ha detto. Perché per me è tutta una novità. Okay. Per me è solo la gioia del pattinaggio, poi il resto mi obbligano a seguire anche le cose tecniche, che io sono sempre stato molto ribelle già da bambino e sono rimasto bambino. Non so ancora cosa vuol dire essere qualcos'altro. Ecco, a proposito di essere bambino, no? Tu hai iniziato da piccolino. Di solito incominciano prima, adesso anche a partire da 3 anni. Io ho iniziato a 9 anni. Vabbè, non è... Però non è più piccolini, poi dopo ve lo confermerà l'allenatrice, perché di solito si può incominciare anche 3-4 anni, certo, con delle anni, cose di base. Vecchiotto. No, non vecchiotto, però sono stato scelto da Rita Trapanese, che è stata una delle nostre campionesse di danza all'epoca, perciò parliamo di tanti anni fa. E poi ho avuto un percorso molto rapido, perché sono riuscito in pochi anni a coprire un programma più complicato, solo che ero un ribelle, come lo sono ancora adesso, come lo confermerà anche lei. Non ascoltavo, io volevo subito fare, io vedevo quelli che pattinavano meglio di me, io non sapevo cosa facevano, ma provavo a farlo, non va bene far così. Non va bene fare così. No, me lo dicono anche adesso. E poi però che cosa è successo a un certo punto? Perché la tua carriera stava partendo... No, allora, non essendo così bravo a scuola, praticamente il pattinaggio mi occupava parecchio tempo, avevo dei permessi dalla scuola, poi io ero in un collegio e dovevo assentarmi spesso. E allora andavo a allenarmi, prendevo un pullman da Pomaretto, andavo a Torino da solo, avevo 11 anni. Io avevo una paura tremenda, specialmente di sera, ma non dicevo niente perché mi divertivo troppo. Però poi a un certo punto ho cominciato a essere un po' impegnativo e i miei genitori non hanno insistito più di tanto, perché... ero abbastanza bravo a scuola, però io volevo, non volevo fare brutte figure, perciò dovevo studiare il pattinaggio, poi facevo anche gare di ballo su pista, c'era un sacco di cose, perciò ero un po' disorientato, ero nervoso. E ad un certo punto ho detto qui forse è meglio darsi una calmata, con dispiacere, perché il pattinaggio, per farvi capire, a 9 anni, di solito uno si mette i pattini bordo pista o negli spogliatoi. Io partivo di casa già coi pattini. Quindi andavi in strada sul pullman già coi pattini? No, ma quando mi accompagnavano i miei genitori. Ah, okay, no, sì. No. E i miei mi dicevano: ma non ti puoi cambiare? No, perché così non perdo tempo. Poi uscivo dalla pista bagnato, fradicio, perché cadevo, mi chiedevano: ma cosa hai fatto? E sono caduto un po' di volte. E poi dopo ho cominciato a pattinare. Si ricordano ancora di me alcuni dirigenti di Torino, perché pattinavano con me, adesso loro sono dei dirigenti, perché loro hanno fatto il percorso completo e si ricordano della mia follia. Quindi a un certo punto hai interrotto la, esatto, chiamiamola carriera, sì, si è stoppata lì e poi l'hai ripresa tanti anni dopo. Quando? Perché? Allora l'ho ripresa quando io sono rimasto all'estero per parecchi anni, sì. Ho avuto un lavoro meraviglioso, mi sono sempre divertito tanto, perché il mio lavoro è un divertimento per me ancora adesso, però si è limitato, perché prima facevo 11 mostre in giro per l'Europa, adesso non ne faccio più. Ecco, ricordiamo, diciamolo che mi... Io sono un antiquario che ha venduto opere d'arte nel passato, nel presente ne vendo meno, perché ovviamente facendo meno mostre non lavoro più tanto. E allora quando sono rientrato a Pinerolo ho detto, visto che ho una pista olimpica a portata di mano, perché non approfittarne? E la sensazione è la stessa di come quando ero bambino. Però lì adesso devo guidare la macchina io, allora i pattini. Guidare con i pattini. Però, e all'inizio mi prendevano un po' per matto, perché io quando sento la musica parto e non è tanto gradito dagli allenatori. Però poi devo dire che sono buoni, hanno capito che io in realtà sono fantasmagorico. E allora ogni tanto mi lasciano fare, ogni tanto no, perché lo capirete dopo. Però questa è la cosa bella che è venuto fuori, ci hai raccontato proprio questa passione forte, bella, che non è cambiato da quando è una sensazione bambino. Che non il mio sport, qualunque tipo di sport o qualunque piacere che nell'infanzia uno scopre e poterlo riscoprire dopo con la stessa
gioia che scopro io, glielo auguro a tutto il mondo, perché è una bellissima sensazione. E tu hai ripreso soltanto da poco, cioè io ho ripreso e poi un anno e due o tre mesi adesso. E tu in un anno sei diventato campione d'Italia. Ma perché ho dei bravi allenatori. No, ma dico in un anno diventare campione d'Italia, non so, adesso... Sì, no, ma allora, è una parola che a me fa molto piacere, mi emoziona anche sentirmi dire questo. È vero che sono diventato campione italiano, però bisogna essere inquadrati in quello che possono essere le persone della mia età, anche se io non mi sento vecchio, però comunque è diverso da vedere i campioni che fanno il campionato italiano ufficiale, che io quando li vedo vorrei poter fare quello che fanno loro, ma non è più possibile, perché sennò mi ammazzo. Però ci vuole lo stesso però tantissimo impegno. Sì, sì, no, no, io mi impegno molto, riesco. Sono stupito anch'io di alcune cose che faccio, che non pensavo più di riuscire a raggiungere questo livello. Mi piace molto, ci credo. E poi io ho sempre fatto sport, non ho più smesso il pattinaggio, ma ho sempre, la mia attività è sempre stata di fare degli sport, e se li faccio mi impegno a farli al meglio, poi ovviamente per i miei limiti. Certo. E com'è stato il momento in cui hai vinto il titolo di campione d'Italia nella tua categoria? Ma è lei che me l'ha detto, perché io ero contento, perché sono riuscito a... formano... Sì, no, ma io lo faccio intanto perché mi diverto, e loro se ne accorgono, perché me lo dicono anche quando entro in pista, io mi diverto. Poi c'è qualcuno qui nel pubblico che lo sa, una signora lì in mezzo che sa che mi diverto. E niente, però io vado a fare la gara, la prima gara è stata tremenda, perché ero il colore, c'era il ghiaccio un po' più bianco di quello di Pinerolo, sì, ero bianco come il ghiaccio, paura, proprio paura, però me la sono cavata abbastanza bene. Per farvi capire com'è la mia allenatrice, che è molto carina nella sua vita di tutti i giorni, quando ho finito ha detto: ah, bravo, qui e là, però io fossi stato il giudice non ti avrei dato quel punteggio. Ma per motivare? No? Ma giustamente, perché così almeno la volta dopo ho fatto meglio. È ovvio che ti misuri con delle persone che quando ho visto, non è una presunzione, ma quando ho visto come pattinavo ho detto: beh, magari proprio l'ultimo non arriva. E non è andata per niente così. Arrivare ultimo mi dispiacerà, a metà mi sta bene, vincere, io vado per vincere, non lo nascondo, questo, sono competitivo anche in altre gare che ho fatto in altre cose, io andavo per vincere. Però non sempre si può vincere. Senti, quanto tempo dedichi al pattinaggio tanto, oggi? Non mi sopportano più. Ma in una settimana? Allora, quando riesco, quattro volte col corso adulti, che siamo alcune volte in tre, questa sera eravamo in sei, altre volte in otto, altre volte sono fortunato, sono da solo, così almeno mi strizza come vuole lei. E poi dopo le lezioni private, che quando posso ne faccio due, tre settimane. Che significa che hai tutto il palaghiaccio per te, lezione privata o no? Allora, alcune volte, sì, stamattina ad esempio con uno degli allenatori ufficiali del Paralimpico ho fatto la lezione, quando lo faccio con la mia allenatrice, e c'è la possibilità per chi vuole, quando hanno disponibilità, pagando una cifra che... non dovrei dirlo, perché sennò poi dopo l'aumentano, però comunque irrisoria, una, la possibilità, cosa che quando io pattinavo era impossibile, era riservato solo ai grandi campioni, e ovviamente negli orari al mattino, perché sennò poi hanno le scuole, eccetera, ma è possibile pattinare da soli, e quella è ancora una cosa più bella, perché almeno lì posso andare come voglio, anche se sbaglio, non c'è nessuno che dice niente, o se no la lezione con il maestro o la maestra. Possibilità che ritengo che chiunque si avvicini a qualsiasi tipo di sport, ma avere la possibilità di misurarsi da soli, se è uno sport singolo o di squadra, ma con niente che ti urta in quel momento lì, è una bellissima cosa, ed è un vantaggio che un tempo non c'era, perciò non per voglio fare pubblicità, ma siamo fortunati ad avere una pista che è costata tanto, siamo in una posizione strategica per gli sport invernali, è giusto che uno faccia conoscere questo, certo, a prescindere dal piacere che può dare, perché io provo il mio piacere, alcuni magari si divertono solo, altri diventano dei grandi campioni. Tu sei un esempio
abbiamo voluto invitarti qui da noi anche per questo, no? Perché sei un esempio di costanza, di voglia di realizzarsi anche quando uno ha raggiunto già un'età più avanzata, no? Sì. Quindi se tu dovessi incontrare qualcuno appunto che magari ha fatto sport in passato e vorrebbe riprendere, qual è il tuo consiglio? Ali, direi che non deve esitare, deve farlo subito. Perché? Anche perché lo sport, oltre vabbè, a fare dei risultati che ti gratificano, però secondo me ti spingono di fronte a tutte le cose della tua vita a rimanere tenaci per fare delle cose. Io nel mio lavoro, ad esempio, sono come nello sport. Se mi metto in testa una cosa, poi magari non riesco a farla come vorrei, però ci provo e anche se non ho mai fatto, faccio in modo di sapere come si fa e lo eseguo. Certo, bisogna tante avere volte, anche la fortuna. E tante volte non riesco bene. Sì, no, bisogna sempre. Essere anche fortunati e avere del talento, chiaramente, poi anche le capacità di... quando, anche perché io sto pensando a me. Cioè, io ho mollato il tennis da un po' di anni. Riprenderlo adesso... ma se vuoi continuare a saltare fuori dalla torta, devi darti da fare. se no... È vero. Anche più del tennis dovresti fare, anche palestra, tutte queste cose. Vabbè, basta adesso! Ma per curiosità, quando provi un passo, magari non un passo semplicissimo, quanto tempo ci impieghi tanto, prima? Tanto, io non ho pazienza e mi adombro. Mi adombro. E mi sgridano. Adesso però ho cominciato a vincere anche quello, però mi sono stato sgridato molto. Sì. Sono anche rimasto male. Pure? Sì, ma... Allora, in uno stage c'è stata una grande campionessa che per me era troppo, era all'inizio, io voglio sempre fare, però tante volte dovrei anche valutare se l'andare a fare qualcosa dove ti metti in confronto con altri atleti, di capire che siano al tuo livello, perché se sono tutti a un livello più avanzato, col carattere, che io non ho un bel carattere, mi adombro perché io vorrei fare quello, mi arrabbio con me stesso, certo. Però lo manifesto, purtroppo, o meglio, secondo me manifestarsi è meglio, così almeno capiscono subito. E comunque ho avuto questa grande campionessa, che posso anche dire il nome, che si chiama Marta Grimaldi, che mi ha visto e ha lasciato il gruppo a qualcun altro, è venuta lì e ha cominciato a seguire. Mi ha dato un modo di capire, ho detto, sono proprio un cretino io, perché penso a 64 anni, gli altri erano tutti molto più giovani, di fare quello, e mi è servito già un po', ma non abbastanza. E poi subentrata anche la mia cara allenatrice, di cui parliamo dopo. Ogni tanto quando mi vuol far fare dei passi difficili, che io ovviamente non riesco, io comincio a girovagare per la pista. E una volta mi ha aguzzato, non lo faccio più, adesso mi impegno. Allora, guarda, come ne hai subite da questa... No, non ho subito niente perché non ho un viso sofferto, non è che poi io mi dimetti. No, vogliamo conoscerla. La vogliamo conoscere, quindi ti richiamiamo più tardi sul palco e con te ci sarà... Chissà se magari proprio la tua allenatrice. Lo scopriamo. Lo scopriamo dopo. Grazie. Bene, Marta, è un momento importante, questo è il momento della pubblicità. Hai ragione. La pubblicità paga, paga bene. Sei pronto? Mi metto a posto un attimo. Vai, mettiti. Siamo a posto? Si, mettiti a posto. Pantaloni. Sì, così? Oh, bene. A posto, sì. Allora, il pepe rino. C'è una pausa in mezzo che è fondamentale. È il pepe rino. Così va fatto. Noi adesso diamo, diciamo, onore a questo peperino attraverso uno spot, una pubblicità. Pubblicità! Pepe. Rino. Pepe. Rino. Pepe nero, pepe rosa, metti il pepe su ogni cosa, se ne abbondi sul filetto, poi ti brucerai il culetto. Peperino, ma che buono questo pepe, Peperino.
tasche piene! Soldi! Non sarebbe possibile tutto questo se non ci fosse il nostro sponsor Peperino. Peperino. Oh, abbiamo, tra l'altro abbiamo dimenticato persino proprio l'oggetto. Vabbè, pazienza, non si offenderà lo sponsor, no? Se ne sarebbe accorto. Allora, adesso andiamo avanti perché a proposito di piste di pattinaggio, no? Quindi di acrobazie, di, come si dice, di numeri, di passi, di percorsi, di piste, di gare. Chi meglio di lui può mettere il pattinaggio artistico su ghiaccio nel Piemonte, nel piemontese, fare degli allacci incredibili? Pazzeschi. Allora qui con noi maestro di piemontese! Simone! Ragazzi, io sto cercando di resistere, ma il pepe. Ah, no. Ma ci sono le istruzioni dentro, te l'ho detto, leggi queste istruzioni. Mi devo mettere la cremina, ragazzi. Ah, anche lui. C'è il secchio di là, vai. Vai a mettere sta cremina, per favore, corri. Ah. Vabbè. Che pei vaccare. Vabbè. Allora, buonasera. Buonasera. Oggi ho portato il foglietto, perché se mi dimenticavo alcune parole poi finiva che disiapi niente. No, allora, praticamente oggi parleremo di scarpe, diciamo, di calzature che i piemontesi utilizzavano durante l'inverno. Quindi, perché comunque una volta gli inverni erano anche rigidi delle volte. E famosa nevicata, non mi ricordo più, dell'87, quella del 56, insomma, sono passate alla storia, però ce n'erano anche altre più vecchie ancora, e quando nevicava proprio tanto. E come si dice, in Piemonte c'erano degli... naturalmente quelli che facevano meno sport invernali di tutti erano quelli che abitavano in montagna. Giusto. Ai montanari di fare delle cose così non gli passava neanche per l'anticamera del cervello, nel senso che loro avevano già da lavorare tutto l'anno e l'inverno si stava chiusi a casa, tranquilli, al caldo, e non si andava in giro a fare cose strane, a stancarsi, a ingiupparsi, a farsi venire malattie, che all'epoca comunque... insomma c'erano, e quindi insomma gli sport invernali quindi in realtà sono partiti dalla città, perché sono praticamente arrivati o dalla Svizzera o dal Canada, dal Canada come lo chiamavano quell'epoca là. Allora, il pattinaggio è stato inventato più o meno a metà 800, del 1860 avevano già aperto la patinoire, la bello. Pista di pattinaggio al Valentino. Bello. E dove adesso c'è il padiglione sotterraneo, ipogeo del Torino Esposizioni, non so se qualcuno conosce un certo ingegner Riccardo Morandi, che ha sbancato tutto quel pezzo, praticamente lui ha sbancato la patinoire e ci ha fatto il padiglione Morandi. Lì dove adesso c'è il padiglione Morandi in disuso c'era la patinoire del Valentino, dove se voi andate a cercare pattinaggio Museo Torino tutto attaccato su Google, pattinaggio staccato Museo Torino tutto attaccato, e voi trovate le foto di tutte queste signore, dame vittoriane, ragazzini anche, ragazzine, che pattinavano, che era una meraviglia. Certo. Bello. E poi bello. E facevano queste cose. E poi invece, tornando alle calzature che utilizzavano, da dove deriva un po' questo concetto di pattino? Un po' deriva, ma non è la stessa cosa, dalla ciaspola. La ciaspola. Però la ciaspola serviva più che per andare ans le slis, cioè sullo scivoloso, serviva per andare marcé en salcoti, cioè sul morbido. Sul morbido, Nella neve, giusto. Nella neve. Slis. Prova a dirlo, en le slis. Ma perché mi vuole del male stasera? Che cattivo, sai? En le slis. E praticamente serviva, praticamente c'erano le ciaspole che si chiamano le racchette. Le racchette. Ed erano attaccate, legate in qualche modo alle scarpe. Ci attaccavi, o anche a volte ai soku, cioè avevi gli zoccoli, ci attaccavi le racchette. Se no, cioè poi ulteriormente per collegare, se tu avevi il soku e poi avevi la broia,
sì. Cioè, le bro... per collegare, cioè fare in modo che la neve non entrasse dentro, sì. Ci mettevi quella che si chiama il ciambirun. Il ciambirun. Il ciambirun. Non volevo sbagliarmi, no, perché no, è una parola sì, bella. In italiano bella. Il ciambirun ha una traduzione che è, tenetevi forte, la uosa. È una parola della lingua italiana. Immaginatevi che in piemontese si chiamava il ciambirun. E serviva a, era una specie di ghetta. Però attenzione, la ghetta è più alta. La ghetta parte da qua, è come ti facesse lo stivale. Cioè tu hai la scarpa e la ghetta te lo completa e ti trasforma la scarpa in uno stivale. Ma era una roba degna in italiano come in piemontese. Cioè non... La ghetta, le ghette, le ghette erano una specie, era come tu ti legassi una roba sì. Con i bottoncini. Con i bottoncini, sì, va sì. Bene, va bene. E quella uosa, la sì, uosa, il ciambirun, era più bassa e partiva da qua e finiva qua. Invece la ghetta partiva da qua e finiva qua. Benissimo. E il gambale, quello dei corazzieri, partiva da qua e finiva fino qua. E venivano sempre più. A salire. A salire, a salire. Fermiamoci qui. No, non fermiamoci qui. No, no, fermiamoci qui, siamo qui. Perché praticamente, poi cosa, il pattino da ghiaccio, sì. Quando è arrivato proprio il pattino, quello con la lama, l'hanno chiamato, cioè in francese si chiamava le patin. Le patin. Le patin. Ma i piemontesi hanno invertito le sigle e hanno cominciato a chiamarlo il tapin. Il papin. Il tapin. Ah, il tapin. Il tapin. Ma c'era un po' di quelle punte di dislessia. Ma carina, no? Ecco. E pattinare dicevano tapiné. Tapiné. Che poi è diventata una parola per dire marciare, no? Cioè, ah, è vero. Tapiné, sì. No? Marciare. Cioè, come camminare. L'idea di pattinare, no? Ecco, di a marciare, filar dritto. E niente. E poi abbiamo altre parole che merita dirle. Ma non so. Ma se, non so, faccia lei. Se le abbiamo scritte. Ma le abbiamo scritte, ma sì. Vabbè. No, era per dire che il socu, lo zoccolo. Sì. Poi c'erano tutta la famiglia di parole. La soca, che era lo zoccolo da donna. Poi c'era la socula, che era il sandalo. E infatti i frati francescani che indossavano il sandalo si chiamavano i succulent, perché avevano la socula. E poi da no, e però lo zoccolo del cavallo sì. Non si chiamava zoccolo, si chiamava il ciapin. Era una cosa diversa, un'altra parola. Eh beh, perché è un'altra cosa. È un'altra ciapin, cosa, cioè. Bisogna differenziare. Io sì. Non so perché in italiano zoccolo vale per tutto. Non lo so, guarda. Non lo so, non si so, sa. Infatti. E niente, e poi altre parole, vabbè. Allora, quando un pattinatore sì. Fa una piroetta. Oh. Si dice la stiribacula. Ah, stiribacula. La stiribacula. Ah. Pirouettare, stiribacule. Stiribacule. E invece, quando i pattinatori facevano una mossa che sembrava una mossa da ballo, no? Come una mossa di danza, un passo di danza. Allora c'è una parola che è la gergul... Madonna, santa. Non sa dire lei, guarda. La gergugliada, la gergugliada, la gergugliada. Chiedo scusa al dizionario, perché tanto ormai non le dice più nessuno queste cose, però... No, le ho lette, hai capito? Certo. Non le ho mai sentite, perché sono tutti morti quelli che lo usavano. Sì. Buon'anima. Però le riesumiamo. Ed è un po' come leggere l'antico egizio. No, diciamo, derive. La gargugliada. Perché, no, c'è un motivo questa parola, perché il gargui era una vecchia parola per chiamare il sussurro. Cioè, gargulier voleva dire sussurrare, allora nel passo di danza tra i due ballerini c'era la sussurrata, quindi la garguliata è come fosse una sussurrata, però in realtà non vuol dire sussurrata, perché sussurrata si dice gargueri, e poi sussurrata che parola è? Si dice, vuol dire passo di danza. Ah, passo di danza, bello, bello, bello. E buon, e poi altre parole, vabbè, cioè, il piemontese generativo ne ha tante, ma non sono tutte pertinenti specificamente, andremo per parpaiole, come si suol dire, per farfalle, quindi va bene così. Va benissimo, grazie fantastico maestro. Come sempre. Fantastico. Grazie. Prima le signore. Prima le signore. No, grazie. State bene. Anche lei sta bene. Mamma mia.
capito? Ne sa sempre tante, veramente. So. Tante parole, veramente, anche nel pattinaggio artistico su ghiaccio. Caspita, fantastico. Io non pensavo, non lo riusciamo mai a fregare una volta. No, comunque. Mai. Però adesso è un momento importante perché sì. Dobbiamo dare le notizie. Ci sono le notizie del TG, dobbiamo lasciare spazio al TG. Abbiate pazienza, durerà poco, ma... Durerà poco, però c'è un'informazione, passa anche dal Mi Ritorni in Mente Show. Quindi, mandiamo Paolexa, manda giù lo schermo. Giù lo schermo Paolexa. Le notizie del TG. Benvenuti a questa nuova edizione del TG. Saranno le scatole, le notizie che non ti aspetti. Come ad ogni edizione ci teniamo a specificare che tutte le nostre notizie sono autentiche e reali. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente desiderato. Apriamo questa edizione con una notizia dolorosa. Un uomo si siede su un porcospino. Aia. Il servizio del nostro inviato Aike Dolor. Paris Hilton è mamma per la seconda volta. È nata a London. La bimba è già il pupillo del prof di geografia. Il servizio non c'è perché la nostra inviata non ha capito in che città andare. E passiamo allo sport. Matteo Berrettini, ho pensato di smettere, vedevo tutto buio. Poi un lampo di genio, aveva gli occhiali da sole indosso. Il servizio. Si fa la piastra ai capelli su un treno regionale. Parte l'allarme antincendio e il treno si blocca. E niente, fa già ridere così. Grazie per essere stati con noi in questa nuova edizione del TG. Tranno le scatole, le notizie che non ti aspetti. Al prossimo giovedì. Bene, eccoci qui, abbiamo avuto il momento dell'informazione con il nostro TG e io vi dico solo che Samuel, un attimino, quando lui ascolta i TG, le notizie drammatiche, poi ci impiega un pochino a riprendersi, un tipo molto sensibile, quindi abbiate pazienza, adesso fa un po' di meditazione e poi torna da noi, ecco. Ma rimango io sul palco nel momento della divulgazione scientifica in TV. Quindi abbiamo questo momento, questa rubrica dove ci colleghiamo con un famoso astronomo. Lui è in collegamento dall'osservatorio di Mauna Kea su un vulcano alle Hawaii. Ha 137 anni, pensate un po'. Ha collaborato con Einstein alla relatività generale. Di origini russe da parte di nonno, ma è nato a Castellammare di Stabia. Con noi in collegamento Kosmoski! Allora! Allora! Maestro, sì, la salutiamo anche noi, ecco, come sta? Tu sai cosa significa lo in lingua hawaiana? Sì, lo sappiamo ormai, però se ce lo vuole rispiegare lo faccia pure. Significa condividere il respiro dell'amore, quindi condividiamo tutti insieme il respiro dell'amore al mio 33 periodico. Ma che conto è questo, scusi, 33? 33 periodico! Allora, bravi, bravi, ecco qui. Dunque, di cosa ci parla oggi, maestro, dal mondo dello spazio, del cosmo? Cosa ci vuole raccontare? Oggi parleremo della grande macchia di Giove. Che cos'è? Di cosa è fatta?
E che cos'è? Come la possiamo... È un grande tornado che sconquassa le nubi di Giove, chiamata anche il Grande Occhio. Forse di questo vuole parlare lei. Giove è un immenso e grande pallone gonfiato, pieno d'aria e pieno di borie. Si crede il migliore soltanto perché fa girare più veloce un hula hoop insieme volteggiando con se stesso come una pattinatrice su ghiaccio. Ma no, ma non dica così. E quando va al ristorante gli piace ordinare piattoni di pasta con la pummarola e castigando piatti interi non vuoi che schizzi tutti quelli che ha intorno? Può succedere, ma non credo che sia... Vabbè, camerieri vestiti di bianco, signori in fracche, damigelle permalose che parlano e urlano scandalizzate. Ah, 16.000 euro di vestito schizzato. Un po' esagerato, forse. E poi gli parte la forchetta e un grume enorme di spaghetti arrotolati con la pummarola volteggia nell'aria e poi gli plana sulla bella camicia candida e tutti a gridare: oh, che orrore! Mamma mia. E lui ci passa la bocca sopra, aspira gli spaghetti e fa un rutto terrificante che spazzola i capelli della vecchia seduta al tavolo di fronte! Ma cosa c'è? Ma stia calmo, cosa c'è? E mentre la macchia si allarga sempre più e il cameriere cerca di tampponargliela con un tovagliolo, Giove rutta ancora più forte, scaraventando la vecchia fuori dal locale! Così che il capo del ristorante la segue arrabbiato. Addirittura. Signora, non ha pagato il conto! Sicuro, poverina, è stata... Poi Giove, tronfio come non mai, ordina pure uno coppo de pesce! Quando arriva il coppo de pesce... è arrivato. E sbrodolando pure l'olio fritto, non fa che allargare ancora la grande macchia. Poi, dopo aver rilasciato ancora un enorme rutto che spettina le damigelle e la sposa di un pranzo di matrimonio in un locale vicino, si alza e barcollando da una pacca al cameriere dicendogli: qui si mangia davvero bene, un po' pesantuccio, ma molto buono, ci tornerò presto. Che carino! E se ne esce in strada, mentre il capo del ristorante e i carabinieri inseguono la vecchia, scapigliata, che cazzarola pare avere ai piedi dei pattini da ghiaccio, perché scappa come una gazzella! Ma stia tranquillo, ma che casino che ha fatto? Guarda. Capito che cos'è la grande macchia di Giove? No, io prima pensavo di saperlo cos'era la grande macchia, ma forse non lo so più, maestro. No, non l'abbiamo capito niente, comunque. Devi imparare tanto, Pisquanella. Pisquanella, insomma, da 137 anni posso anche accettarlo. Questa allora! Allora, maestro, la salutiamo! Maestro? Maestro mi sta facendo preoccupare, perché deve sempre chiudere? Maestro? Maestro, cos'è questo rumore sospetto? Cos'è? È caduto? È caduto? Dove è caduto, scusi? Ma lei era su? Sono in fondo al vulcano, Anu! È caduto nel vulcano, c'è anche l'eco, carino, vulcano, è caduto nel vulcano, maestro? Mi sentite, Ite? Sì, la sentia... Ma maestro, è strano che lei cadendo in un vulcano stia ancora parlando. Questo è strano, però siamo contenti che stia bene, tutto sommato. C'ho il culo bruciato! Ma perché deve specificare, andare nel dettaglio? Ma... Senta, metta giù così... Non puoi inviarmi un paio aio di mutande, ande nuove, ove? Ma io gliele manderei anche, ma non credo sia questo il problema. Maestro, facciamo così, metta giù così noi chiamiamo i soccorsi, eh? Elicottero, ottero, presto, presto! Sì, va bene. Maestro, lei ha veramente, guardi, un istinto di sopravvivenza fantastico, perché dentro un vulcano parlare così, facendo l'eco, tutto, è bellissimo. È diventato cenere? Che... No, soffia il vento, sta spegnendo il vulcano. Che maestro, metta giù che chiamiamo i soccorsi! Per favore! Fate una scorretta. Vabbè, che bella e importante la divulgazione scientifica in TV!
Tutto a posto, tutto a posto. È passato il TG? Sì, è passato il TG, è passato anche passato. È passato il TG, sì, è passato. Tutto a posto, anche tu? Tutto bene. Alla grande. Bene, bene, siamo vedo a posto. Vedo che sta crema è miracolosa. Bene. Freschissimo. Beh. Era l'eucalipto, vabbè, comunque, va. E dunque, sentite, io però non si può lavorare con uno che si mette le creme alla menta, tu che vai, cioè, veramente. Vabbè, senti, io direi di, che ne dici se ci ascoltiamo una bella canzoncina, bella, una bella canzoncina, sì, ci la fai ascoltare? Ah, ma chi lui? La faccio. Ma lui? Lui? Sì. No, è sempre lui. Dai, stai qui una volta, dai Marta, per favore. Adesso, quante puntate sono che non si ascolta una canzone? Ecco, quante? Tante, infatti sono? Sto meglio, cioè veramente sto meglio. Sto un po' così cercando di superare. Dai. Senti, non fallo, dai, io vado di là, per favore, se deve cantare lui vado di là, dai, veramente. Ma... sì, però è in scaletta da sempre. Infatti togliamola la scaletta. Togliamola. Sono io, su. Samuel, questa cosa è un po' strana. No, io ti voglio bene, per carità, solo che... Sì, in effetti, grazie. Ok. Va bene. La crema. Me l'ero messa, la crema, effettivamente. Vabbè, ad ogni modo. Dunque, la canzone... di oggi apparentemente non ha nulla a che vedere con il tema della serata. In realtà io insomma non pattino frequentemente, però l'ultima volta che sono andato ho sentito questa canzone che mi ha ricordato della mia infanzia, quindi mi sono detto, sai che c'è? Afamo. Sì. Sempre se riesco, perché l'imprevisto è dietro l'angolo, però ci proviamo naturalmente. Sì. Del destino vuole che io stia ancora qui a pensare a te, nella mia mente flash ripetuti attimi vissuti con te. È passato tanto tempo ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido, sembra ieri. Ieri avrei voluto leggere i tuoi pensieri, ascoltarne ogni piccolo, ed evitare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, mi ho detto non so più se ti amo o no. Domani partirò, sarà più facile dimenticare. Adesso che farai? Risposi, io non so. Quel tuo sguardo poi lo interpretai come un addio senza chiedere perché. Da te mi allontanai, ma ignoravo che in fondo non sarebbe mai finita. Teso, ero a pezzi ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci
crederci come sempre, forse anche di più. So che è un controsenso, ma l'amore non è razionalità, non lo si può capire. D'ore a parlare, poi abbiamo fatto l'amore, è stato come morire prima di partire. Potrò mai dimenticare, dimenticare l'infinito, sai cos'è? Irraggiungibile fine o meta che rincorrerai per tutta la tua vita. Ma adesso che farai? Adesso io non so. Noi so solo che non potrà mai finire, mai. Ovunque tu sarai, ovunque io sarò, non smetteremo mai. Se questo amore, amore infinito, grazie mille, grazie, troppo buoni, troppo buoni. Matteo Sivilla! Grazie, grazie, grazie. Bravo! Grazie. Bene, adesso è un momento importantissimo, veramente importante, perché vi insegniamo a vivere meglio grazie a Serena Pace. Serena Pace è una maestra di vita, che ci accompagna con i suoi insegnamenti e ci aiuta veramente a vivere meglio la vita quotidiana. Quindi seguitela, poi vi lascerà i contatti per i propri social, seguitela perché è importantissima. Questa sera ce l'abbiamo qui come ospite in collegamento, quindi io direi, Paolexa, abbassiamo lo schermo e colleghiamoci con Serena Pace. Buonasera Serena. Buonasera. Grazie per essere di nuovo qui con noi questa sera e per insegnarci a vivere meglio. C'è qualche problema, Serena? Deve prendere lo spirito giusto, no? Ho bisogno del tempo per ritrovare me stessa. Ah, sì. Dimentica questa frase. Dimenticala, 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 dimenticala. Dimentichiamola, sì, dimentichiamola. Tu non trovi te stesso, tu crei te stesso. Ah, beh, ci proviamo. Tu crei te stesso con quello che trovi. Beh, sì, certo, certe volte quando uno non può far di meglio, sì. Tu non trovi te stesso che hai creato? Cerca bene. Cerchiamo, sì. Non trovi che creare te stesso sia bello? Sì. Se viene bene, sì. Tu ti evolvi costantemente in base alle esperienze positive o negative che affronti nella tua vita. È un po' come se... Facciamo degli esempi, sì. Nel mondo dei Pokémon, il Pokémon base Pikachu non si fosse evoluto nel Pokémon fase 2 dal nome Pichu. Non è tanto bello, sì. Calza a pennello, questo esempio. È un po' come se... Ah, c'è un altro. Dopo aver visto il pigiama sporco del tuo ragazzo sul bracciolo del divano, riuscissi a frenare la tua evoluzione in Ursula strega dei mari e non lo arpionassi con il tridente di Re Tritone. Col tridente.
E un po' come se, un po' come se, dopo aver studiato le teorie evolutive del frate Mendel, quello dei piselli, sì, lo ricordiamo, sì, in una puntata di MasterChef intitolassi il tuo piatto di carne e piselli arrosto di maiale con contorno di alleli dominanti e recessivi. Ma sì, vabbè, in effetti non va tanto bene, sì. Capito, capito. Non capisco chi ha paura del cambiamento. A me fa molta più paura rimanere sempre la stessa persona. Ah, ecco, bisogna cambiare. Non capisco chi ha paura del cambiamento. A me fa molta più paura rimanere sempre con la stessa persona. Beh, sì, ma vabbè, no, vabbè, ma non è proprio così. Serena pace, insomma, certe volte è bello restare con la stessa persona. Non capisco chi ha paura dell'accoppiamento. A meno che non sia sempre con la stessa persona. No, ma Serena, ci sono persone che vivono tutta una vita intera con la stessa persona, non è proprio così, no? No, ma perché fa quei gesti? Che palle. No, che palle, ma, no, ma non dica così, no, ma vabbè. Le pacche. No, le pacche. Le che pa. Le che, no, le, ma no, no. Pa, le che. No, ma non scomponga sempre tutte le frasi, per favore. Le palecche. No, sì, vabbè. Le che palle. Che palle, sì, vabbè. Grazie Serena per i suoi insegnamenti. Vuole lasciare i contatti al nostro pubblico, così la potranno seguire sui social? Serena.pace. Beh, facilissimo, facilissimo, potete seguirla facilmente, serena.pace. Ce ne sono altri? Serena. Ecco. Punti. Glioso. Oh, che barba, e fai così, fai cos'ha, e non hai fatto bene, dovevi fare così. Senti, basta, smettila, per favore, finiamola qui, perché stavolta io e te, se fai così, non facciamo la pace. Ma è un po' complesso questo, dovete prendere appunti perché è un po' difficile da memorizzare, però va bene, lo terremo presente anche questo contatto. Ce n'è un altro? Ce ne sono altri? Serena. Cosa? Oh. Non facciamo. Oh. No, cos'è? Punti neri, schiacciarli. Che soddisfazione, ma che pace. No, vabbè, questo, vabbè, c'è anche questo contatto. Ecco, non faccia il gesto, per favore. Serena Pace, la ringraziamo. No, Serena Pace, grazie. Oggi è un po' più, particolare oggi. Grazie per il collegamento, alla prossima settimana. Gli insegnamenti di Serena Pace sono sempre molto importanti, spero sì. Abbiate preso nota su tutto, perché sono da mettere in pratica. Quando li si capiscono, li hai capiti tutti? Basta che non mi interroghi. Basta che non ti interrogo, sì. Vabbè. No, perché ci vogliono gli appunti, poi comunque seguitela sui social. Ecco, tutto bene? Tutto a posto? Si vede qualcosa? No, cos'è? No, tutto a posto. Non, niente? Non sono rossa qua? No, perché? No, che... Per rilassarmi mi sono schiacciato due punti neri. Ma segui Serena Pace? No, cioè no. Sì, ma sì. Non sapevo di punti... Anche lei schiaccia i punti neri? Sì, li schiaccia anche lei. Adesso li schiaccerò ancora di più. No, senti. Schiacciati i punti neri. Senti, bene, è il momento. È il momento topico della serata dove noi diamo spazio al pubblico qui in sala, ma anche da casa. Può iscriversi al nostro canale e può soprattutto venire qui a sfogarsi. Sfogarsi di brutto, veramente. Tirare fuori tutto quello che ha dentro. La cacca che ha dentro. Tutto. Che metafora è? Tra tutte cosa quelle c'hai che potete... Cosa hai mangiato, Franco? Tutto, proprio... Vabbè. Tutto, perché così avviene una sorta di catarsi, no? Voi vi sfogate, il pubblico recepisce, anche lui si sente alleggerito e quindi è bello condividere questo momento. Se volete essere voi prossimi a partecipare, vi potete ovviamente candidare. Per questa sera invece il posto è già preso. Certo, che sarete qui, potete venire qui come anonimi. Sì, cioè, assolutamente il vostro viso non sarà visto, la vostra voce sarà camuffata, quindi siete liberi veramente di sfogarvi con chiunque, contro la società, contro la politica, contro il lo lavoro, sport, il la lavoro, famiglia, tutto. Colleghi, sì, figli, tutto. Mariti, le mogli, tutto. A questo punto io direi che possiamo... Ecco, gira la sedia. Gira la sedia e... posto. Sì. Siamo pronti. Siamo pronti. Paolexa, abbassa lo schermo.
Lo sfogatoio. Collegamento con lo sfogatoio. Posso parlare? Posso andare? Vado. No, perché io non ce la faccio più, eh. Allora, io che abito in questo piccolo comune della provincia di Vercelli e hanno metanizzato, che non avevamo le bombole e adesso hanno metanizzato. E allora noi abbiamo fatto l'allacciamento e ci hanno portato il contatore e poi mi portavano le bollette dal vicino. Allora io gli ho detto, vi do l'indirizzo giusto perché continuate a sbagliare l'indirizzo. E allora io ho compilato il modulo che mi hanno dato, scaricandolo da internet, e ci ho messo tutti i miei dati. Poi mi dicono, allega la carta d'identità. E ho preso tutta la carta, l'ho messa dentro il scanner, l'ho fatto con lo scanner. Poi mi ha detto, allega il codice fiscale. Insomma, io ho preso il codice fiscale, l'ho messo lì, poi l'ho fatto anche sull'altro lato, con la bracciola, e gli ho mandato tutto, e gli è arrivato tutto, e poi arrivano e mi dicono, guardi una cosa, che non va bene niente, non va bene niente, perché la sua tessera sanitaria è scaduta. Io gli ho detto, ma allora, ma cosa c'è scritto sulla tessera sanitaria? Parliamoci chiaro. C'è scritto il mio codice fiscale. GFF, TSS, 62, avanti così. Il mio codice fiscale è sempre quello. Non è che cambia, eh. E niente, fatto sta che mi hanno detto, lei deve procurarsi la tessera sanitaria giusta. Lo può fare tramite ASL o tramite pubblica digitale. Allora io ho detto, beh, adesso che nel mio ridente comune in provincia di Vercelli abbiamo il metano e anche il telefono e tutto, ho usato il digitale. Allora ho attaccato il computer, a tutto, computer attaccato, vado su, devo digitare, digito spint, metto spint, ma quello lì me l'ha fatto il CAF, quindi io lo spint ce l'ho, entro sul spint nel portale TS, vado sistema C, tessera sanitaria. Io vado a tessera sanitaria, ottieni tessera sanitaria. Andiamo avanti e poi a un certo punto mi dice, ma carica la tessera sanitaria scaduta. Allora io la carico e ho scritto tutto questo cosa qua lungo che c'è qua. Poi a un certo punto lì arriva e mi fa vedere la foto. Cioè praticamente mi hanno dato la foto della mia tessera sanitaria nuova. E poi mi scrivono, spedita. Ma spedita cosa? Ma a me non è arrivato niente! Ma si è fermato in posta! Ma sarà Santiago! Ma diamine, ma dov'è? A me non è arrivato niente! Niente, niente! Spedito! Allora io, adesso io ho la tessera sempre quella scaduta, però c'ho la foto di quella nuova. La foto. Che io c'ho la foto. Che loro mi dicono, ma questa è scaduta, però io, che quelli lì ci dovevo mandare la foto di quella nuova, ce l'ho. Gliel'ho mandata, è stato tutto a posto, adesso abbiamo le bollette che arrivano da noi, finalmente le possiamo pagare. Immaginatevi voi, le mandavano a pagare al vicino, che più volte è venuto, mi ha detto non va bene, non siamo d'accordo, questa è roba vostra, ogni volta arriva da noi, risolvete. E abbiamo risolto, quindi in realtà abbiamo risolto. Però io voglio la mia tessera sanitaria vera, io la voglio così, voglio la plastica, così, e basta. E quando me la date, poi è spedita. Perché per il momento lì c'è scritto spedita e non è spedita.
E a me sta cosa non mi va bene. E io questo ci tenevo a dirlo. E basta, va bene? A posto? A posto con lì. Paolo Rexa sullo schermo, oh, benissimo. È il momento adesso del dove parliamo adesso con tutti quelli che vogliono scriverci, che vogliono parlarci, che vogliono inviarci dei messaggi, dove la chiamiamo la rubrica Under 100, dove è aperta proprio a tutti, potete farlo tutti, di qualsiasi età. E vediamo un po' chi ci chiama. C'è una prima chiamata dalla regia, ci dicono che è arrivata questa chiamata. Pronto, pronto. È stagione di bronchiti. Pronto? 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 Ma chi sei? Nonna! Nonna! Mi porti due bignè, per favore! Ma... Sei Lucrezia? Nonna! Già che passi in cucina mi porti anche... Mi sporgi la sacher torta che hai comprato per i 10 anni di matrimonio di mamma e papà! Ma la sacher torta addirittura! Chi sei? Chi sei? Pronto? Lucrezia! Lucrezia! Hai preso la linea, lo sapevo, l'hai presa tu, tanto per cambiare, eh! Cos'hai? Perché stai mugolando? Perché piangi? Cosa c'è? Sono andata a pattinare sul ghiaccio! E cosa hai fatto? E a un certo punto sono capitombolata e mi sono sfasciata tutta. Oh, bene, oh, che bello. Sei anni e mezzo. Senti. Oh, esatto. Ti sei fatta male? Ti pare? Cosa sto facendo a fare questi versi da gatto in calore, scusa? Senti, Lucrezia, sei caduta, ti sei fatta male, ecco. Esatto, perché io stavo provando per la prima volta i pattinini. I pattinini? Sì, stavo attraversando i ghiacciai. I ghiacciai? Sì. Ma dove sei andata a patinare? Al palaghiaccio di Pinerolo. Ci sono i ghiacciai? Sì, ci sono proprio dei ghiacciai e siccome ero una principiante, venivo aiutata dal pinguino, quello che usano i bimbi principianti. Ah, il pupazzone, sì. Quello che ti appiccichi per stare in piedi. Esatto. Ecco. E poi cosa è successo? E poi a un certo punto quel cretino del pinguino è venuto un attacco di cacarella. E allora ho dovuto correre al bagno e mi ha mollata lì nel mezzo dell'Antartide, capito? E io sono caduta come una cacca di uccello dal palazzo del settimo piano. E tu, non ho capito, tu sei caduta dentro la cacca? No, ma magari fossi caduta dentro la cacca così l'urto era più attutito. Ma che schifo, Lucrezia, ma questa sera, veramente. Mamma mia, una cosa stasera incredibile. Senti, sei tu... Nonna, mi porti gentilmente le tacos con la salsa messicana che tra poco devo prendere l'antinfiammatorio. Ma che schifo, ma hai mangiato una sacra, i bomboloni, adesso mangi le tacos con la salsa. Si prende a stomaco pieno. Esatto. Ma i tuoi sono a casa, sanno che mangi tutta sta roba? No. No? No. Chi c'è a casa con te? La nonna vacca frisona che mi sta gentilmente accudendo. Ecco, gentilmente. Va gentilmente. Su e giù per la casa col girello, ma almeno lei si può muovere. Eh sì, vabbè, senti. Lucrezia, cosa vogliamo fare? Perché stai piangendo? Vuoi sapere tutto quello che mi sono rotta? Infatti, cosa ti sei rotta veramente? Tutto? Allora, mi sono rotta l'epicondilo SX, il capitello radiale di XSX, malleolo laterale di X, osso semilunare e scafoide entrambe le parti, vertebra prominente, l'astragalo, il cingolato anteriore destro, doppia trazione su due ruote. Ma che è? Ma che è sta roba? Tu sai qualcosa? Ne sai? Assolutamente no. Ma che? Ma c'è... Guarda che le ossa non le scopri finché non te le rompi, eh? Sì, vabbè, senti, ma vorrei capire, ti sei rotta tutta tranne la lingua quella intera, è vero? Guarda che non c'è proprio rispetto, te, per i malati. No, non è che non ho rispetto. E con l'età che hai è strano, e l'artrite che ti ritrovi dovresti avere più empatia. Allora, io intanto non ho l'artrite, allora, per fortuna, sono abbastanza bene, ecco, quindi... Comunque è vero il detto che più si invecchia più si diventa insensibile. No, senti, allora, no,
perché come il pinguino del palaghiaccio di Pinerolo. Senti, Lucrezia, il pinguino, lascialo stare. Personificato. Allora, pinguino. Non ti piace più fare pattinaggio a questo punto, penso, no? Cosa vuoi fare a questo punto? Ho pensato che mi metterò a coltivare quadrifogli. Quadrifogli? Sì, per tutte le persone sfortunate che andando a pattinare cadono, con un quadrifoglio in mano forse non accadrà più. Sei dolcissima oggi, è proprio un bel gesto. Sì, bello. Ma poi monetizzo, Ah certo, beh, certo, ti pareva. Certo. Va bene, Lucrezia, senti, ti salutiamo, rimettiti il più tardi possibile. Sì, grazie, grazie per gli auguri di pronta guarigione. No, non pronta, tardata, ecco, facciamo così, così almeno non ti vediamo comparire qui allo show, per noi è già una gran fortuna. Vado che non riesco più a parlare dal dolore. Bene. Ciao Lucrezia, ciao, ti salutano tutti qua. Ciao. Lucrezia. Oh, meno male. Oh. E anche sta settimana. Chissà che ce la siamo levata questa volta, eh. Oh, Lucrezia si è sfasciata tutta. Bene, sì. Sì. Ma che merda che sei. Ma scusa, lasciami sfogare un po'. Gira attorno. Cioè, è un anno e mezzo che mi tartassa tutte le puntate. Ma una bambina piccolina di 6 anni, cosa mai ti può aver fatto? Ma se cadendo si fosse anche tagliata la lingua, magari. Ma sei pazzo. Ah, Marta, c'è da dire che tu però questa bambina non l'hai mai sentita. Ecco, è vero. Ma ragazzi, siete in due, non riuscite a fronteggiare una dolce bambina di 6 anni? Dolce. Vabbè, problemi vostri, queste cose le risolvete poi voi. Adesso. Ritorniamo sulle piste di pattinaggio, Samuel. Certo. Ecco, quindi richiamiamo con noi sul palco il nostro super ospite che abbiamo avuto prima, campione italiano in carica di pattinaggio artistico su ghiaccio nella categoria adulti Silver 4, Giorgio Salvai, e poi grande sorpresa accompagnato dalla pattinatrice allenatrice ufficiale del Palo Olimpico per lo Sporting Club di Pinerolo, dal Zotto Nikita. Eccoli! Prego! Allora, adesso abbiamo la sua allenatrice qui con noi e siamo felicissimi perché possiamo tartassarlo per bene. Ancora si fa bella. Allora, intanto chiediamo subito, com'è Giorgio in allenamento? Cioè, spara. È l'atleta che tutti gli allenatori vorrebbero avere a giorni alterni. Ok. Preso a piccole dosi, ecco, diciamo così. Ok. E tutti, perché lo vorrebbero avere tutti, quei giorni alterni, ecco? Ecco, perché ha giornate molto buone in cui fa delle cose bellissime e poi ha giornate in cui... tanta pazienza. E la saggezza della vecchiaia, quella. Pazienza. Però lo adoriamo tutti, in fondo. Quindi, vabbè, io ve la faccio sta domanda, ma... Quando preparate un pezzo andate sempre d'accordo? No. Non è possibile. Non è possibile. No, anche perché è molto complesso. Poi, vista l'età, perché loro, il trend età è dai bambini proprio piccolini fino ai 18 anni. Poi dopo se diventano campioni, allora li seguono di più. Io sono un soggetto un po' al di là della norma. Perciò devono utilizzare quei metodi che non sono abituati, gerontologici. Oltre alla mia pazzia, che quella è come quella quando ero piccolo, si aggiunge quella del delirio mentale che è imperverso. Che e loro non sono abituati, si devono allenare. Adesso è solo un anno e mezzo. Abbiamo ancora dei problemi a capire quando è ragazzino e quando è adulto. Okay. Che categoria inserirsi, che gruppo. È una bella sfida, A giorni alterni. Ma una giornata di allenamento con lui come funziona? Cioè, nel senso, ci dici proprio che cosa gli fai fare? Allora, un allenamento prevede che abbia un riscaldamento iniziale, poi si prosegue con una parte un po' più tecnica, con i salti, con le trottole, e con Giorgio è un po' un terno all'otto, nel senso che sì, si comincia con un riscaldamento che segue delle linee e poi lui ogni tanto si perde, poi ritorna. C'è la musica che lo prende, quindi inizia a ballare. Quindi bisogna un po', come con i cavalli, tirare un po' le briglie. A Carnevale gli ho promesso che faccio Marilyn Monroe sul ghiaccio. Perché c'è una bambina. La vedo contenta. C'è una bambina che sta facendo quel disco, lei è tanto carina. Sì.
però ho trovato che secondo me non si muoveva bene, allora gli ho fatto un saggio lì immediato così e ho detto a carnevale vi faccio Marilyn Monroe. Vabbè. Ma gli artisti non si possono fermare, no, quindi non hanno detto niente. Teniamolo così. Hanno fiattato. Ok, quindi mi pare di capire che insomma... Lui è la parte artistica, io sono la parte un po' più tecnica, quindi quella un po' più... lo deve rimettere in riga, ecco. Però non ci sei solo tu, c'è anche un'altra allenatrice, poi c'è sì, anche... Sì, abbiamo tutto uno staff, sì, che collabora con tutti gli atleti, anche con lui, quindi... dal coreografo, dalla preparazione fuori ghiaccio, quindi preparatori fisici, dall'insegnante di danza, c'è tutto uno staff che collabora affinché tutti gli atleti, e Giorgio compreso, abbiano la possibilità. Io non ho ancora capito perché io però li devo provare tutti, ma adesso ho capito perché così almeno dicono mandiamolo un po' da un altro e poi da un altro. Bisogna lavorare sulla coreografia, vai, vai. Okay. Ma quando è diventato campione italiano, tu l'hai seguito, eri con lui. Ero con lui, sì, sì. Sì. E appunto, l'abbiamo sì, forse l'abbiamo detto prima, però com'è andato? Cioè nel momento in cui c'è stata la proclamazione, tu hai detto, mi sembra che non eri d'accordo sul punteggio. No, ecco. No, nel senso che vabbè, lui ha delle capacità, solo che ogni tanto si fa prendere un po' dalla sua... vena artistica e si perde un po' nella parte tecnica. Noi da allenatori siamo sempre molto pignoli e puntigliosi, sì, su questo, quindi vogliamo che tutti gli atleti ottengano il massimo, e quando io ho visto il punteggio sapevo che poteva ottenere di più, naturalmente, però è andata bene. È stato molto bello perché sono arrivati tutti da lui dicendogli wow, e lui li guardava così e diceva ma io non ho capito. Era una novità. E gli dice, ma hai preso il punteggio altissimo, Giorgio, sei stato bravissimo. Mi guarda e fa, io ho fatto il mio, no? Io lo guardo e faccio, insomma, devo fare meglio. E l'emozione... ancora più piacere. L'emozione è tutte e due, nel senso quando sei entrato per la gara, sul ghiaccio, però anche la tua, perché anche da allenatrice io penso che, soprattutto quando uno... Allora, l'atleta che gareggia, poi forse una volta che è sul campo, poi un pochettino si scioglie, ma l'allenatore che è fuori, che guarda, penso che sia agitato e teso fino all'ultimo. Ma la prima gara che abbiamo fatto a Bergamo, alla sera per rincuorarci tutti e due, siamo andati in un bel ristorante, abbiamo bevuto una bottiglia di così abbiamo detto, anche se va male, almeno abbiamo festeggiato. Sì. No, era molto emozionato. Sì, era molto emozionato. Però una bella emozione. Ero emozionato perché comunque vuoi cercare di fare per te stesso, perché io gioisco anche nel fare le gare, anche se non era nelle mie intenzioni. E poi comunque il piacere di fare qualcosa che loro hanno tanta pazienza, devo dire che hanno tanta pazienza, perché io sono così, ma non sono l'unico, insomma, sono tanti e devono sopportarli tutti e a ognuno devono cambiare registro. Perciò è giusto che gratificare con un risultato che può essere interessante per me o di buon livello per altri casi, per loro credo che sia una soddisfazione. C'è una soddisfazione e sì, c'è tanta preparazione, quindi quando arrivi lì hai magari delle aspettative, da allenatore vivi un po' la loro ansia e la tua, e tutto questo è mescolato in una... momento di mistero, perché tu non puoi manifestare nulla in quel momento lì, perché sei lì per dare sicurezza a loro, certo, all'atleta, quindi devi essere un po' un muro e dare coraggio nel momento in cui però tu sei lì e dici mamma mia, speriamo che faccia quello che ha fatto. Fingono sempre che tutto è facile, sì, pur sapendo che è tutt'altro. Dico, ma dai, va. Però poi dicono ma adesso si ammazza quello. Sì, c'è anche l'ansia degli infortuni, immagino, in questo sport, bisogna un po' bilanciare, no? Io sono un po' spericolato. Non avevo dubbi, guarda. Guarda, questa domanda, siccome abbiamo parlato adesso un po' più di difetti, però che sono anche dei pregi, però la farei sia a te Nikita, ma la farei anche a te Giorgio. Un pregio e un difetto di Giorgio? Mamma mia. Allora, un pregio è che è matto, e quindi questa pazzia è proprio la chiave di tutto, la chiave che lo fa svoltare ogni volta e fare una cosa eccezionale.
difetto, se ascoltassi ne ho tanti un po' di più. Se ascoltassi un po' di più. Po' di, però sto imparando, sto imparando. Sta migliorando, sta migliorando. Sì, sì, sta migliorando. Mi riprometto tutte le volte, quando comincio a dire questa roba qua non la voglio fare, poi dico no, non devi far così. C'è già un... Quindi già un pregio l'hai sì, detto. Sì, è già un buon inizio. E poi col tempo, sono giovane, posso... Però che migliorare. Che cosa state preparando adesso? Quali sono i prossimi impegni? Ci sarà... Di gara anche, di gare. Allora, avremo un'esibizione allo stadio di Pinerolo per Natale e poi come gare avremo una gara a marzo a Bergamo. Ok. Che è il primo appuntamento che ci aspetta e quindi ci stiamo preparando. E poi andrà avanti la stagione delle gare? Andrà avanti, loro hanno una stagione molto più ridotta, hanno 2-3 gare solo in Italia, tutto il resto si svolgono all'estero. Quindi quest'anno avranno solo Bergamo e una gara internazionale a Trento, ad aprile. E a Trento andiamo a bere lo stramino. Lo stramino. Mi raccomando, ci teniamo. Noi siamo ligi. Senti, vogliamo lanciare la domandona, la domanda fatidica. Ma la lanciamo tutte e due, La lanciamo tutte e due. Il sogno, il tuo sogno, ma magari anche il tuo sogno da allenatrice, non so, Magari che non deve essere per forza vincolato a lui, Certo. Chi risponde per prima? Inizia tu, Giorgio. Il mio sogno è di poterlo continuare sempre. Poi con i livelli adeguati al mio invecchiamento, però una cosa meravigliosa che lo possa fare adesso, l'ortopedico, perché io poi sono uno che appena una piccola cosa, non avendo mai avuto niente, vado a rompere le palle a tutti i dottori che conosco, ma mi ha detto, tanto ormai ho già capito, ma mi ha detto per 10 anni così puoi ancora andare perché sono fortunato e speriamo che continui o comunque se divento coscienzioso come lei tutte le volte me lo dice, magari pur limitando qualcosa, continuo ancora a farlo, è la cosa bella. Questo vale per i pattini, ma per tutto il resto delle cose che possono fare le persone. Poter continuare a farle adeguandosi al nostro, chiamiamolo invecchiamento, non mi piace niente dire questo, ma comunque tu sei già esiste dentro il tuo sogno e vuoi continuare. Esatto, io sogno. Tutte le volte. Il mio sogno invece non è che tutte le persone possano avvicinarsi al pattinaggio. Lui è l'esempio che non esiste età per avvicinarsi al pattinaggio, che sin da piccoli o da adulti c'è la possibilità di farlo e c'è la possibilità di farlo a livello di puro piacere o anche a livello agonistico. Certo. Quindi questa è la cosa più bella. E a Pinerolo lo si può fare, a Pinerolo si può dire anche due fare. Sì, allo stadio di Pinerolo lo si può fare, noi abbiamo corsi per tutti i livelli, per tutte le età, per tutte le modalità che uno voglia venire, per divertirsi con gli amici o per fare agonismo puro. Quindi sì. E magari assistere anche a un allenamento di Giorgio, Nikita, sì. Perché non sarebbe molto bello. Sarebbe bello, soprattutto chi? Quando vedete un allenatore che corre dietro qualcuno, quello siamo noi. Siamo noi. Certo. Bene, grazie a voi. Bene, ormai siamo verso la conclusione della puntata e siamo anche a conclusione un po' della settimana, oggi giovedì sera. E quindi manca poco al weekend e quindi uno vuole capire che tempo fa, vedere se ci sono almeno più di 20 gradi. Vabbè, siamo in dicembre comunque. Siamo a dicembre, ma non è detto, non si sa. Dobbiamo progettare il weekend, quindi abbiamo bisogno del meteo. Esatto, e quindi ci affidiamo al nostro meteo puntuale ed efficiente, meteo3.net. Paolexa, abbassa lo schermo. Buonasera amici di meteo3.net. Benvenuti alla regione del tempo, mentre la regione del Piemonte Valle d'Aosta. Allora, qua siamo nella mappa, che c'è già, neanche c'è già la mappa. Allora, qui vediamo una perturbazione atlantica in direzione della Via Lattea, non inteso come Via Lattea, inteso come impianti sciistici che gli hanno dato questo nome, che certamente non è del luogo, però insomma, cioè che noi lo chiamiamo Champlas, è su Sere. È Bourgogne e adesso si chiama la Via Lattea. E niente, è fatto sta che poi praticamente lì ci arriva la fiocca, quindi
L'altra fiocca arriva dalla perturbazione Giancarlo, che arriva da nord-est e, come vedete, va verso la provincia di Cuneo. Va verso la provincia di Cuneo fino a Garessio 2000. Pensate che roba, pensate che roba. Quindi un velo pietoso anche su Garessio 2000, che almeno lo copre, che meno si vede e meglio è, a mio parere, a mio parere. Detto questo, ma tanto a Garessio 2000 ci vanno quelli della Liguria, si va. Vabbè, comunque. Adesso leggiamo il messaggio dei nostri bambini, che ci ha scritto, mettete il grazie. Ciao. Sono David con il V doppio. Di dove sei, David? Vabbè, comunque, sono David. Sono copto. Ah, boh. Pensa a Salera. Sono copto. No. Ciao, David. Allora, sono copto. Io sento spesso che voi parlate di Anubi. Come mai? Allora, David, io escludo che noi possiamo parlare del dio Anubi. Noi parliamo di Nubi, di staccato Nubi. Che Nubi, se tu togli Nubi e metti nuvole, è nuvole. Stessa cosa, va bene? Quindi non di Anubi non c'entra proprio niente. E boh, poi abbiamo l'altro messaggio dell'altro bambino, neanche c'è scritto anche l'altro bambino. Allora, ciao. Sono Paolo. Ciao Paolo. Madonna santa, ma mettila un po' più grosso. Allora, io sento spesso che parlate di temperature mitiche. Di cosa si tratta? Caro Paolo, noi non esistono le temperature mitiche, non esistono nella sostanza, non ci sono. E sono, può capitare che noi diciamo temperature miti che riguardano il torinese, il cuneese, l'alessandrino. Ma non esiste temperature mitiche, di mitico le temperature non c'hanno niente. C'è la temperatura reale, la temperatura percepita, ma temperatura mitica. Yep. Va bene, ciao David, ciao Paolo. E ciao a tutti quelli che dicono che non scaricano l'app. Dovreste scaricare l'app, perché chi scarica l'app gli arriva in omaggio la possibilità di avere un portachiavi. Questo portachiavi che la Società Meteorologica di Moncalieri ha scelto come portachiavi l'elefantino. Perché con il riscaldamento climatico chissà che anche dalle nostre parti non diventi di casa un piccolo elefantino europeo. Quindi fate attenzione al riscaldamento climatico, ed è per sensibilizzare naturalmente, né? Il cambiamento climatico, poi non date più sigare se c'è il cambiamento dell'elefantino. A posto, grazie amici, buonasera. Oh, beh, Paolexa, alziamo lo schermo. Oh, beh, oddio, sto cercando di riprendermi, perché sull'elefantino. Vabbè, facciamo attenzione agli elefanti, Facciamo attenzione agli elefanti, sì. Bene, facciamo... Oh, ma furono così divertenti le previsioni del tempo. Che dire,
siamo in conclusione. Finiamo quella puntata, sì. Siamo in conclusione. Sì, quindi, no. Quindi, Marta? Quindi ringraziamo il nostro mitico menestrello attore Matteo Sibilla. Grazie a tutti, grazie a tutti. Bene, ringraziamo, io direi subito, chiamiamolo qui sul palco, dai, l'attore comico che fa miliardi di voci, miliardi di cose, eccolo qui Simone! Ringraziamo tantissimo i nostri super ospiti, Giorgio e Nikita, venite sul palco! Venite, venite, venite qua! Ringraziamo tutto il pubblico che è venuto qui al Teatro del Moscerino questa sera, grazie! Grazie! Ringraziamo anche il pubblico da casa! Ovviamente! Un grazie di cuore a Vibes con Mattia Stesano, Samuele Benec, Michele Comba e tutta RBE. Grazie! Grazie! E ultimi ma non per importanza, signore e signori, Marta e Samuele, un grosso applauso! Grazie! E a questo punto vi salutiamo, ci rivediamo la prossima settimana, sempre di giovedì sera alle 21. E Marta? E adesso sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare, ma ehi, io dico che è ok, io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, venite giovedì da noi, con me ritorni in mente su RBE, torneremo per giocare con voi, qui con voi, qui con noi. Buonanotte a tutti e a tutte, grazie per essere stati con noi.